Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi torniamo su Fortnite e oggi proviamo la mappa ufficiale di UEFA Euro 2024, la Euroballer Battle. Sembra molto interessante, proveremo la main arena e i tre minigiochi che ci sono da giocare, ma potete farlo anche voi, quindi vi lascio qui in questo momento a schermo il codice per provare anche voi la mappa ufficiale appunto di UEFA Euro 2024, vi compare qui bello a schermo, e anche l'hashtag se volete condividere le vostre esperienze nei social se provate appunto la mappa. Direi di partire subito, andiamo a giocarla e vediamo com'è. Guarda che figata la coppa lì in alto, gigantesca e bellissima. Allora, mia cara, siamo ufficialmente dentro. Abbiamo i tre minigame. Swing da questa parte, poi qui c'è quello del portiere che è divertentissimo, e Happy da questa, che è una sorta di parkour con trampolini, mentre la main arena giustamente è da questa parte, che è certo la cosa più grande di tutte. Io ti direi, partiamo dalla main arena, che secondo me è in assoluto la modalità principale. Giochiamo un match di questa e poi andiamo a farci vari minigame. Ok, perfetto, vai. Let's go. L'ho già provata, quindi ti posso spiegare tutto. E guarda che figa l'animazione che parte subito, mostrandoti la coppa gigante così. Praticamente il tuo obiettivo è raccogliere più palle possibili. Quelle doratine danno 5 invece che 1. Ok, questi sono power-ups che puoi utilizzare. Chiarissimo. Ok, per ostacolare gli altri, eccetera, eccetera. E quando raccogli un tot di palle, tu vai semplicemente nella porta per consolidare il tuo punteggio. Perfetto. E devi segnare perché ci sono i portieri. Perfetto, tutto chiaro. È pieno di cose in giro che ti sbalzano, ti fanno volare, eccetera, eccetera. Vedi il tuo punteggio, il tempo che parte e siamo in sfida. Ok. E lo sappiamo chi vincerà. Ok. Ho fatto un bel salto, però qualcuno l'ho mancata, mannaggia. Ok. Andiamo qua, ragazzi. Benissimo, più 5. Allora, Ferenc ha 40. Dove sei andata per prenderne così tante? Io te l'ho detto che mi stavo impegnando tanto, cioè. Ho capito, però stiamo calmi, Appena è iniziata la partita. Cioè, qui bisogna sfidarsi e bisogna fare la sfida bene. Ma io non so veramente cosa hai trovato per prenderne così tante. Ok, bello sto tubo. Un po' di power-ups. No, voglio stare qui sopra. Ci prendiamo questo. Dai. Allora, raga, vedete che lì... Allora, qua ce ne sono un po'. Ok, queste sono buone e andiamo subito a segnare per fare il punteggio. Quindi, schiviamo questi, ci arrampichiamo. Ma mi sa che vado a segnare anch'io. Perfetto. Mi conviene. Quasi. Ok, eccolo qua. Vediamo cosa ci capita. Ok, ho lo sprint da utilizzare 3 volte, perfetto. Però non so se io voglio scendere qua sotto. Dai, lì, qui. Secondo me, ragazzi, dobbiamo fare una bella swingata in questa maniera. Esatto. Arrampicarci su questo principale. Per ancora in vantaggio. Oh, oh, mica male. No, ho utilizzato lo sprint troppo potente. Devi gestirti bene. I power-ups sono potentissimi. Sì. No, no, sono caduta. È difficile raggiungerla. Ci sono delle zone che sono molto difficili dove restare. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Ma qui non hai speranze. Cioè, dove sono andata io non hai davvero speranze. Sono al massimo. Uso anche un boost. Non devo far parlare. No. Li ho buttati giù tutti. Ok, perfetto. Sono in svantaggio di 11 e manca un minuto. C'è benissimo. Una zona altissima, tutta piena di palle dorate. Ma te l'ho detto che in alto c'è il top del top. C'è tanto, Sì, devi beccare i punti giusti. Allora, raga, voglio salire là. E ci prendiamo prima il potere. Vediamo cosa ci capita. E poi saliamo di qui l'ultima volta. Calamita. Calamita io, ragazzi, la utilizzerei così. Perfetto. Bello. Questo sì che mi piace. Buono. No, che cos'è questo? Aiuto. Dove sei finito? C'è una roba che gira che mi ha colpito. Ok, sono di nuovo piena. Vado di nuovo a consegnare anche perché manca. Come fai ad essere di nuovo piena? Perché ho trovato i posti segreti. Ok, sono pieno anch'io però. Sto reggendo. Okay. 15 secondi alla fine. Dai, devo consegnare. Consegnato. Ma come hai fatto a vincere i 5 punti? Non vinco i 5 punti di più. No, no, 5 punti. Togliti. No, non riesco a consegnare gli ultimi. Ho consegnato. Ma vabbè. Siamo lì però, siamo lì. 170, 161. Primo posto del podio. Io andavo sempre in alto a cercare appunto i piatti dove però passa tutti tanto i tempo d'oro. Nel mentre certo, però lì ti fai un bottino incredibile. Volevo vedere bene tutti i poteri
Perché c'è, allora, di sicuro quello del boost. Il boost, ok. Sì. Però ci dovrebbe essere, ed è OP, anche quello che raddoppia il tuo punteggio per un tot di tempo. Ah, figo. E guarda, raga, il boost quanto è potente. Cioè, voi lo usate, guardate che sprint. Ma dopo come volo? Io ho trovato anche la trappola, non so se l'hai mai trovata. No, qual è? L'ho appena trovata, hai presente il cono arancione e bianco? Ah. Quello, e ti fa una trappola dietro di te. Carino. Eh sì. Ok, e quindi puoi ostacolare gli avversari. Esatto, per ostacolare gli altri. Ok, molto figo. Perché l'ultimo, ah, eccolo, l'ho trovato, vedete? Con questo voi potete rallentare gli altri. Voglio vedere se ci vado io sopra. Ok, ok. Puoi anche tu finire sulle tue stesse trappole. E dicevo, io ho trovato anche il magnete, che è figo anche quello. Certo. Comunque, ero curioso di vedere tutto. Andiamo a fare i vari minigames. E io partirei da Happy, che è complicato. Sono curioso di vedere Fere come se la cava qui. Allora, ti spiego. Sono trampolini. No, no, dobbiamo vado. Fare un parkour verso l'alto. Vado. Ma è difficilissimo, sei matto. Pensavo sarebbe stato più semplice. E appunto, ti spiego la tecnica. No, voglio provarci. Tu fai il tuo. Guarda, impara. No, piano, ho piano, sbagliato. Piano, ok. Allora, tacchete. Devi usare tanto WASD e avere anche un po' di calma nel rimbalzare. Non ho per niente calma. E puoi usare anche spazio nei momenti giusti. Adesso l'ho sbagliato anch'io. Ok. Ok, dai che stiamo andando bene. Vedete? Ora abbiamo ingranato. Ora, con tutta la calma del mondo, bisogna essere molto tranquilli. Perché è veramente un attimo fare un errore. Così. Così. E dobbiamo arrivare qua sopra. E ci arriviamo in gran relax. Ci prendiamo la spinta. E arriviamo nella seconda parte. Non ci arriviamo. Ok. Io non ci sono arrivata. Per fortuna c'è il primo checkpoint. Ok, io sono caduta giù. In mezzo. No. Bisogna azzeccare i tempismi qua, raga. È un buon tempismo. Ho rallentato troppo. Non era il modo giusto, lo so, ma ce l'ho fatta. Calmi. Sprint. Dai. Rallenta. Ok. Torna indietro. Ok, non c'è bisogno di usare lo sprint, quindi non lo utilizziamo. Ora andiamo qua. Nuovo checkpoint. È una bella sfida questa. È bello tosto. Così. Così. Devo prendere proprio quello in movimento o non c'è bisogno? Per ora andiamo verso questi. Devo proprio prendere quello in movimento. E però se tipo lo prendo al momento sbagliato. No! Questo è difficile. Ok. Ora. Buonissimo! Ok, è la prima volta che ce la facciamo. Non sprechiamo tutto. Calmi ora. Calmi adesso. Buono. 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 Ce l'ho fatta. Benissimo. Ok. Primo minigame. Vinto. È finita? You beat Happy. Adesso voglio provare questo. Che è stupendo perché devi segnare al portiere. Ok. E l'obiettivo è fare più gol possibili prima che te lo pari. Quindi fare una streak. Sì, perfetto. Allora, appena ci sei. Ci sono, ci sono. Praticamente vai dentro questa roba. Ok. Non ti vedo. Ah, bellissimo, ognuno vede sé. Ah, ma io ti vedevo prima. Vabbè. Ah, sì? Praticamente no, boh, vai dentro, miri e tiri con spazio e devi segnare. Oh, porca miseria. Ok, primo gol fatto, però il Okay. problema è che devi fare il massimo possibile prima che vieni parato. Certo. Ok, due gol. No! Davvero? Davvero ho preso la traversa. Abbiamo fatto un po' schifo, è il momento di fare il meglio possibile. Dritta! Ok. È imparabile questa, raga, traversa gol. Ok, aspettiamo che si sposti un po'. Boom! Quanto hai fatto per ora? Due. Due di fila. Sì, tu? Quattro. Stai andando meglio di me. Sono adesso a tre. E Io me l'ha quasi parata in realtà. Sto Bravo! rischiando tantissimo. Bravo! Sono a quattro. Sta andando palesemente più veloce. Aumento di velocità. Ma come faccio ora a segnare? Devi essere abile. Ora è ancora più difficile. Ora ha rallentato, perfetto. No.
Quindi ha dei momenti. No, dai, proprio me le pari tutte. Non è possibile. Se, Fede, quanto è 5 di record? 6? 7. 7, io ho 4. Ma poi sai cosa mi è successo? Ho toccato il pavimento. Quindi non è che me l'ha parato. Ho toccato io il pavimento perché ho sbagliato il tiro. E quindi giustamente ho perso la mia streak così. Però sono arrivato a un massimo di 7. Guardalo che continua a restare lì. No! Mi arrendo, hai vinto. Questo l'hai vinto tu. Ma davvero non sì. ci riesci? Cioè io mi sto facendo in chill anche l'altra streak. Brava. Io non ce la ma faccio. Ma sai perché? Perché a me piacciono i rigori. È vero. Questa che sei fissata con cosa. Quindi io essendo fissata giustamente mi diverto anche un sacco a giocare a ste robe. Buongiorno. Buongiorno. Ok. Io sto ancora facendo il mio record. Io sto andando a swing. No, arrivo dai. A quanto eri? Ero di nuovo tipo a 5. Aspetta, vediamo se supero il mio 7. Dai, poi arrivo. Ah, però questa è una via di mezzo. Ti può piacere. Praticamente dobbiamo riuscire con i tiri a finire nelle zone. Ok. Ok. E pian piano immagino che diventa sempre più difficile. Mamma, l'ho sfiorato, raga. E ora dobbiamo arrampicarci lì. Penso di sì. Okay. Quindi praticamente noi facciamo così. Ci arrampichiamo. Faccio 10 e arrivo, promesso. Quasi. Ok, però è checkpoint, quindi non devo far tutto di fila, dai. È fattibile. Ho perso a 9, mannaggia, perché sapevo che devo raggiungerti. Arrivo. Mi stai dando le colpe? Ho fatto 9 comunque. Swing ti piacerà perché hai i tiri del rigore, però poi devi fare una sorta di gol particolare, okay. Perché devi finire sulle zone di fine livello. Ah, adesso col vento. Forse è meglio quando mi si avvicina, perché così quando swingo non mi sbalza troppo. Quindi ora sembra che sia andata bene. Yes. Buono. Ok, eccomi. Questa è a 3 fasi, credo. Ah, hanno dei trampolini. Devo capire come me la gestisco. Tiro là. Vediamo. Buono. Ora. Così. Sì, sì, ho capito. No! Come faccio? Forse provo ad andare drittissimo. No, ma drittissimo non ci arriverò mai. Ok. Ok. Tecnica alternativa, fatto. No, no! Cos'è? Cos'è questo? Lì al centro devo andare? Dobbiamo azzeccare il momento in cui svingare. Non ho abbastanza forza. Ho capito perché è difficile questo. Punto ad arrampicarmi su di lui. Ah, beh, sì. Cambia tutto così. Uff, okay. Fatto. A noi è difficile questo, non è mica semplice ma riuscire. Se capisci. No, dai, vabbè. No. Oh, non riesco a fare quello in cui mi devo appendere. Ti prego. No! Che sfiga, che sfiga. Ammettiamolo tutti, sfiga incredibile. Quasi. Secondo me è livello finale, ragazzi. Vai. Ho quel feeling. Buono. Quasi. Buono. You beat swing. Nice. Ok, fatto tutto. Okay. Certo, sui rigori non sono stato eccellente. Anzi, tutt'altro che eccellente. Però main arena completata con ottimo punteggio. I due minigiochi completamente finiti e Fere mi ha stracciato ai rigori. Come ogni volta che ci sfidiamo ai rigori da qualche parte. Quindi ha totalmente senso. Comunque ci fermiamo. Vi lasciamo appunto ancora di nuovo il codice a schermo se volete andare a provare il gioco, perché è veramente molto molto carino. Quindi vi lasciamo il codice, andate a provarvele e divertitevi anche voi. Se volete condividere quanto fate, come giocate eccetera eccetera, vi lasciamo anche l'hashtag per condividerlo appunto nei social. Noi ci fermiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.